Dal cuore di Milano parte ancora una volta il giro. Il favorito è sempre Coppi, ha 36 anni, ma chi vuol vincere deve fare i conti con lui. Sono 98 i corridori, 14 le squadre. Si devono percorrere in 21 tappe 3.900 chilometri. Bruciano dalla voglia di macinarli e vanno via subito a 45 all'ora. La prima tappa è breve e sarà animata e velocissima. Lunghi scatti, fughe, sempre con le gambe a elica, fino al tentativo più serio che è quello di Grosso. Ma il triestino non è fortunato, lo riprendono e nel finale Guido Messina, partito al momento buono, entra per primo sulla pista di Torino. Eccolo al largo mentre arriva anche il gruppo e indossa la prima maglia rosa. Giro 1955. Fiorenzo Magni ha la maglia tricolore. Fausto Coppi la classica color celeste bianchi. La maglia rosa invece è sulle spalle di Gastone Nencini. 19esima tappa, il tappone delle Dolomiti. 5 grandi salite, ogni volta sopra i 2000 metri. Polvere e sassi, freddo e neve. È sempre stata la tappa di Coppi. Quassù ha vinto i suoi 5 giri d'Italia. L'aspettano anche quest'anno. Sul Falzarego, passo non troppo duro e primo Serra col gruppo alle calcagna. È ancora troppo presto per dar battaglia. Una rapida breve picchiata a valle, quindi si risale verso il Pordoi, più impegnativo del passo precedente. Ma anche qui non avviene nulla. Gli alpini non sembrano molto entusiasti, sono abituati a ben altre imprese. Sorpresa sul Rolle, Coppi attacca ma la maglia rosa Nencini va più forte, lo spagnolo Bottiglia è più agile, Fausto è soltanto terzo. Sul falso piano si ritrovano in molti. Resta da scalare il Brocon, il colle più duro di tutti. Qui scappa un francesino, Dottò. Dopo di lui a 3 minuti anche Nencini, Geminiani e Moser precedono Coppi seguito da Conterno e Fornara. Il campionissimo ha perduto il giro, 36 anni sono troppi anche per la sua classe. Dottò resiste alla debole caccia degli assi e vince a Trento. Per il francese i baci della Miss, per Nencini la maglia rosa conservata. Alla conclusione mancano due sole tappe, la Trento-San Pellegrino e la San Pellegrino-Milano. Magni non ci sta e Coppi, terzo a 13 secondi da Magni, pensa a sua volta che non sia tutto finito. Prima della partenza, Fiorenzo chiama a raccolta i gregari, in particolare Alfredo Martini, e dice loro di tenersi pronti per un grande attacco. Fiorenzo sa che la corsa prevede una lunga discesa sterrata dopo le salite di Roncone e Sant'Eusebio. Chiede a Faliero Masi, grandissimo meccanico, di montargli gomme più pesanti per evitare le forature. È la chiave tecnica vincente. Discesista straordinario, Magni attacca in discesa. Gli resistono soltanto Fausto Coppi e Gastone Nencini, che in certe giornate erano a loro volta specialisti delle picchiate. Ma in fondo alla discesa, Nencini fora. Magni se ne accorge e tira dritto. Coppi non accetta di collaborare per 80 chilometri, ma dopo il rifornimento accetta di dare i cambi. Il campionissimo spera ancora di poter vincere il giro. Mancano ancora 160 chilometri al traguardo di San Pellegrino. La notizia che Magni e Coppi sono in fuga e stanno ribaltando la classifica tiene banco alla radio e città dopo città si moltiplica la gente che scende sulla strada a vedere il passaggio della coppia d'assi. Penultima fatica, Trento-San Pellegrino. Già deciso il giro? Si direbbe di sì, e invece il gran colpo. Su queste strade, tutte polvere e sassi come ai tempi di Galetti, la maglia rosa ha forato e sta inseguendo disperatamente due vecchi scatenati, Magni e Coppi, scappati come razzi, una fuga di 170 chilometri, un'intesa perfetta. La sfortuna e l'orgoglio dei due assi hanno infranto il bel sogno di Nencini, grande rivelazione di questo giro. L'attacco si trasforma in una cronometro a coppie, nella fuga più famosa della storia rosa. È una cavalcata spettacolare. Nencini non riesce più a chiudere il buco. Coppi vince la tappa e Magni si ritrova al vertice della classifica. Sul traguardo riceve l'abbraccio dell'elegante moglie Liliana e la maglia rosa. Io ero in testa, ho dato i cambi e lui non passa. No, dico, passa, io sto a ruota. E lui mi ha guardato, come dire, ma allora, insomma, a 150 metri io ho sganciato le cinghiette. Era giusto che lui vincesse la tappa. Era umano, era sportivo, era onesto che lui vincesse, perché senza di lui io non avrei fatto questa grande impresa. E quindi per me è stata una vittoria studiata anche a tavolino. E poi il giorno dopo la cosa più bella me l'ha detta lui. Mi ha preso... Complimenti Fiorenzo. Guarda, se fossi stato nel tuo posto,
primo e tu a 11 secondi, non avrei dormito, perché avrei pensato che tu qualcosa avresti inventato. Io sono qui alla Torota e non mi muoverò fino a Vigorelli. Questa è stata la cosa più bella della mia carriera, detta da un uomo che non era un chiacchierone, era uno che le parole pesava, eravamo coetanei, eravamo amici, eravamo avversari, ma ci stimiamo, io stimavo lui e lui stimava me. Quindi detto che questa affermazione per me mi ha sempre inorgoglito. C'è un'altra ragione di fortuna, ecco, per la compensazione. È stata la corsa più bella della mia vita. Non sono mai andato forte così nella mia vita. Mai, anche nelle altre vittorie che ho fatto, mai ho avuto un momento di pausa, sempre al 100%. Ecco perché ci vuole fortuna e poi la legge di compensazione. Ultimo atto da San Pellegrino a Milano, di solito è la parata, l'apoteosi. Quest'anno l'apoteosi sfila a tutta velocità, degna conclusione di un giro aspramente combattuto. Si arriva come in un lampo, si imbocca la strada per Milano. Al Vigorelli Magni conduce la volata al suo amico Koblet, che finalmente vince una tappa. Quanto a lui, a 35 anni ha vinto il suo terzo Giro d'Italia, come Bartali e Brunero, meglio di Girardengo e di Guerra. Gran giro, magnifico vincitore. Legge di compensazione, l'ha ripetuto per tutta la vita Fiorenzo Magni. Ebbene, se fu sfortunato ai giri di Lombardia e ai mondiali, beh, al Giro d'Italia ebbe anche dalla sua la sorte Fiorenzo, perché nel 1948 Cecchi, il suo principale avversario, forò nella tappa di Trento e perse diversi minuti, e nel 1955 nella tappa verso San Pellegrino è stato Nencini ad accusare questa gomma a terra. Nencini era lì pronto, era in fuga con Magni e Coppi, ma venne appiedato da questa foratura. Nencini ebbe modo di dire che più forte di quel Giro d'Italia non sarebbe mai andato in tutta la sua carriera, che Coppi gli aveva promesso che mai avrebbe collaborato con Magni, e invece questa collaborazione poi strada facendo ci fu. Dunque Magni, con pieno merito, si aggiudicò il giro del 51. Nel 48 e nel 55 ebbe dalla sua anche un po' di fortuna.